Che Dio ci benedica. Alleluia. O Signore, che sei ancora qui per averci riunite qui al tuo cospetto, ti chiedo ancora di perdonarci per tutti i nostri peccati che abbiamo commesso in questa settimana e ti chiedo ancora di proteggere e benedire tutti quelli che sono qui e tutti quelli che non sono qui. Ti chiedo ancora di guarirci da tutte le nostre infermità e aiutarci anche nella prossima settimana. Ti chiedo ancora di benedire la parola del fratello Enzo e metto ogni cosa nelle tue mani. Nel tuo santo nome, Gesù Cristo. Amen. Il numero 19. Thank you.
Signore ci benedica. La scorsa domenica, fratello Enzo ha preso l'opuscolo intitolato Predicazione sulle epoche della Chiesa. Il passo è Apocalisse 1, Rivelazione di Gesù Cristo. Il messaggio rivela la posizione di Gesù nella Chiesa, nel tempo in cui viviamo. Bisogna investigare le scritture per conoscere la nostra posizione nella Chiesa, riposando sul sacrificio di Gesù Cristo. All'origine vi fu la Chiesa apostolica che insegnò il battesimo nel nome di Gesù. Alla fine ci sarà la stessa luce. La Chiesa verrà restaurata dall'Elia promesso. Il Signore tratta con il singolo per avere quella esperienza di Pentecoste, quel lume, lo spirito che lo porterà al rapimento. Le chiese descritte in Apocalisse sono lettere profetiche indirizzate ai messaggeri delle varie epoche. Ciò svela la posizione di Gesù per ogni epoca. L'Apocalisse è un libro profetico e verrà compreso solo da un gruppo profetico. Alleluia. Questo libro rivela che Gesù è l'Alfa e l'Omega, l'inizio e il fine, l'Onnipotente. Tutta la scrittura è rivelazione, dalla Genesi all'Apocalisse, e la Chiesa è fondata sulla rivelazione. In Genesi Abele offrì un sacrificio di sangue perché ebbe la rivelazione di Dio, mentre Caino si poggiò sulle opere, offrì il frutto della terra e non fu accettato da Dio. Beato chi comprende le parole di questo libro, perché la fine è vicina. Amen. Amen. Fratello Giosuè. Gesù ci benedica. Le lettere furono indirizzate a sette chiese dell'Asia Minore, simbolo dei gentili, Amen. Per incoraggiare la vera chiesa e ammonire la falsa. Amen. Amen. Fratello Luca. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Alleluia. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, l'inizio, la fine e l'Onnipotente. Amen. La scorsa domenica abbiamo letto Apocalisse 1. Giovanni parla di Gesù e dice: a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Ecco, egli viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Amen. Noi siamo salvati per grazia, noi siamo stati salvati da Dio. Dio conosce i suoi. Se noi perdiamo un po' di grazia, Dio ci rialza. Se noi cadiamo, Dio ci rialza. Amen. Bene, concludiamo con una preghiera. Padre Celeste, Signore, ancora grazie per questa domenica, Signore, che sono di qui sotto il tuo cospetto, Signore. Ancora benedici i presenti, Signore, e benedici ancora gli assenti che non sono potuti venire, Signore. Ancora, Signore, aiutici ad affrontare la prossima settimana, Signore, da ogni pericolo, Signore. Ancora, Signore, perdona ogni peccato che noi commettiamo, Signore. Oh, Signore, benedici fratello Enzo che porta la parola e ogni cosa che chiediamo sempre nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il Signore ci benedica. Alleluia. Amen. Fratello Luca. Il numero 102.
e siamo veramente felici ancora di essere qua. Alleluia. Grazie Padre, grazie Signore. Amen. Vogliamo alzarci? Andiamo a cominciare con noi. Presentarci davanti al trono di Dio, amen. Ok. Quando è stato mercoledì prossimo? Ecco, venga, fatti vedere. Amen. No, è per pregare per mio cugino. Alleluia. 40-45. E quando è stato a fare una visita, hanno visto del sangue nella testa. E l'hanno, diciamo, fatto delle cure e cose, affinché Dio possa operare. Alleluia. Non possa fare quella operazione che andiamo a aprire. Alleluia. Sperando che Dio metta la sua mano affinché Amen. Non possa. Amen. Dobbiamo credere. Alleluia. Grazie Padre. Mettiamolo qua. Abbiamo anche delle richieste oggi che mi sono arrivate. Ora ne parleremo. Alleluia, va bene. Signore ci benedica, amen. Abbiamo un altro bellissimo gruppo che ci segue via internet, una decina di persone che fra famiglie e cose, già tanti che ci stanno seguendo. Anzi, ci scusiamo, mi diceva fratello Daniel, che lui, come lui ascolta anche per vedere l'audio, come arriva pubblicità, perché giustamente è un servizio gratuito, quindi a volte loro stessi mandano della pubblicità a... Giustamente, devono anche loro vivere, no? Quindi ci scusiamo se ogni tanto mentre noi parliamo si sente della pubblicità. Ok, Signore ci benedica grandemente, amen. Felici di essere ancora in questa mattina. Vogliamo chinare i nostri capi, amen. Alleluia. Grazie nostro caro Padre ancora per questa mattina che tu ci hai dato, Signore Dio, dove noi spiritualmente, Padre, lasciando i nostri corpi qui, Padre, di carne, perché né carne né sangue sappiamo che possono entrare lì in quel terreno, Padre, che tu hai predisposto per i tuoi figlioli, Padre. Noi con la nostra anima ci innalziamo, Padre, ci eleviamo al di sopra delle nuvole, Padre, ed entriamo in quel luogo celeste, Signore Dio, dove lì davanti sappiamo che c'è il nostro sommo pastore, Padre, dove lì c'è il nostro sommo sacerdote, Padre, che sta perorando per noi, Signore Dio, che sta distribuendo quel sangue, Padre, su quel trono di grazia. Alleluia, grazie Signore, perché ancora in quest'oggi possiamo entrare e avere confidenza di poter avere comunione con te, Padre. Alleluia. Noi lo crediamo, Signore Dio, attraverso lo Spirito, perché ci è stato rivelato, Padre. Alleluia, come Giovanni ebbe la rivelazione, Signore Dio. Amen. E ancora oggi parleremo di queste profondità che tu hai trasmesso al tuo profeta, Signore Dio. E noi le trasmetteremo ancora a questi miei cari fratelli e a coloro che ci ascoltano, Signore. Abbiamo delle richieste di preghiera, Padre, che ora ne parleremo, Signore Dio, metteremo davanti a te, sapendo che tu sei quel grande sommo sacerdote che tu simpatizzi con le nostre infermità. Alleluia, Padre. Padre, per noi è un grande onore, Signore Dio, essere intercessore per gli altri, Signore Dio. Alleluia, come tu lo sei stato per noi, Padre, tu hai dato questa facoltà anche a noi, essere intercessore per gli altri. E allora possiamo mettere sotto quel sangue le nostre case, le nostre famiglie, i nostri figli, Padre. Alleluia, confidando che tu farai l'opera, Signore Dio. Amen. Grazie, Padre. Ti voglio mettere nelle tue mani tutti quei fratelli che oggi sono soli, Signore Dio. Noi a volte non comprendiamo, Padre, la bellezza che abbiamo di poter stare insieme, Signore Dio, condividere le cose insieme del profeta, mentre molti sono soli, chi in una città, chi in un'altra, lontani chilometri, Padre, a volte non si possono neanche vedere. Possa prenderti tu cura, Padre. Noi diciamo che sono soli, ma sappiamo che tu sei con loro, Signore Dio, perché tu hai detto: io non vi lascerò orfani, sarò con voi, sarò in voi, amen, e sarò con voi fino alla fine dei giorni. Alleluia. Grazie Padre, che bella consolazione sapere che un figlio di Dio non sarà mai solo. Grazie Signore. Grazie Padre, benedicici ogni cosa le chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia. Andiamo a salutare i nostri cari fratelli, amen. Li nomino perché è bella, anch'io molte volte noi ascoltiamo culti di altri pastori lì a casa, e allora mandiamo le email che siamo in collegamento, no? E a me mi fa piacere quando dicono: fratello Vincenzo e famiglia sono collegati dalla Sicilia, amen. E anche loro fa piacere, perché è bello sapere che altri ti stanno ascoltando, no? Amen. Certo, non abbiamo gli stessi numeri. Là si parla di 1.000-2.000 persone, addirittura a Goiana si parla in collegamento ogni settimana di 10.000 persone. Cioè 10.000, ma di tutto il mondo, Francia, Spagna, Germania, Africa, pensate, non perdono un appuntamento, amen. Ma che il Signore possa
li benedire. Perché? Perché questo? Perché quando uno è ancorato in Cristo non ti puoi perdere, fratello, amen. Non ci possiamo perdere, amen. Nessuno si perderà, disse il Signore, alleluia. Vogliamo salutare sempre i nostri amici fissi che sono Marilena da Brasile, Ledesma dalla Svizzera, che ci ha chiesto preghiere per la sua sposa. Sappiamo quanto è duro per un fratello quando non ha tutta la famiglia convertita, amen. Ma confidiamo che il Signore va a fare una grande opera nella sua casa, alleluia. Poi abbiamo la Udine, il fratello Erbe e la famiglia, il Signore benedica ancora in questa domenica, amen. Ancora il fratello Aquila, lo chiamo Aquila, è un fratello di colore di Bergamo. Poi c'è fratello Indala di Genova, Giuseppe Redavì è un nuovo fratello che abbiamo incontrato, di Ferrara. Qui ci sono tre fratelli di colore, che sono Bergamo, Genova e Ferrara. Ho dato gli indirizzi così si possono anche incontrare, benché so che c'è distanza, fra una città e l'altra sembra che è vicina, ma c'è distanza. Comunque, sono tutte qua perché studiano alle università qua italiane, amen. Poi abbiamo la sorella Pina di Napoli, di Casoria, ci ha chiesto preghiera per i figli e per lei per un lavoro. La sorella ha dei problemi, non voglio parlarne, già mi ha spiegato tante cose, ma confido nel Signore, amen, che possa essere liberata più presto. Anzi, nella sua disgrazia ha conosciuto il Signore, amen. Quindi quello che gli ho detto, vedi, le cose non accadono a caso, perché nella nostra disgrazia Dio a volte ci fa cadere in disgrazia affinché noi possiamo comprendere che c'è un Redentore sopra di noi, un guaritore. Quanti titoli ha Dio? Amen. Quanti titoli ha il Signore? Guaritore, Salvatore, Redentore. Se non c'era la malattia nel mondo, come poteva manifestare, dice il profeta, questo attributo? Allora ecco che la malattia c'è perché affinché lui possa manifestare quella virtù che è la guarigione. Amen. Se non c'era un figliolo perduto, come poteva manifestare lui di essere un Salvatore, dice il profeta? Tutto gira in Dio. Amen. E quel grande Dio si è manifestato in uomo chiamato Cristo Gesù. Alleluia. Noi queste cose le sappiamo, le ripassiamo, amen, perché sono belle da sapere. Quindi sorella Pierre, confida nel Signore, amen, che in tutto ciò che ci è successo c'è un piano dietro ogni cosa. Amen. Alleluia. Poi abbiamo il nostro caro fratello Fabrizio, è stato alle prese con il trasloco, Cesarino pure. Alleluia. Ancora dalla Sicilia abbiamo Giuseppe e Salvatore, non so se c'è anche suo fratello collegato, amen, che il Signore possa benedire. Anzi, domenica prossima, se lo voglio dire così per qualcuno che è nella zona di Palermo, sarò là, e già ho invitato, speriamo che non danno buca questa volta, un altro fratello che mi ha assicurato che viene, lo voglio salutare che anche lui è in connessione, fratello Rasurra Daniele, è un evangelista, gli piace cantare nelle piazze, gli piace evangelizzare e sarà lì a testimoniare. Avremo forse altri fratelli che oggi li chiamo, mi hanno detto che verranno e così, perché verranno anche gente nuova là che hanno invitato, quindi anche per sapere, perché a volte il fratello Giuseppe mi diceva, a volte giustamente abbiamo contrasti perché dicono, ma due che dovete fare, due in una chiesa, non è il numero. Gesù già disse, dove due o tre sono radunati, quella è una chiesa. Amen. Dove due o tre sono radunati, quella è chiesa. Amen. E infatti lo dico, allora questo è vero, amen. È così, alleluia. Quindi, e fratello Benedetto che ci segue, anzi mi ha chiamato poco fa, ci segue da Vizzine. Amen. Lo metto qua perché è un caro fratello, amen, è convinto, alleluia. Ancora deve prendere la sua decisione, ma la decisione aspetta quando lo Spirito Santo lo comporrà veramente nel cuore e farà la sua decisione. Amen. Quindi abbiamo in totale abbiamo un collegamento Udine, Bergamo, quindi molte regioni, Liguria, eccetera, e così via. Amen. Ancora la Calabria, la Campania, la Sicilia. Ma gloria al Signore, amen. Perché? Per ascoltare ciò che il messaggero di Dio ha detto, non per ascoltare a noi, ma non abbiamo, diciamo sempre, non abbiamo nulla da dire se non quello che già è stato detto. Amen. Ciascuno ascolti ciò che lo Spirito ha detto alle chiese. Alleluia. Se noi prendiamo questo è importante. Ciascuno ascolti ciò che lo Spirito ha detto alle chiese. Lo Spirito ha parlato. Amen. Alleluia. E noi stiamo ricevendo quello che lo Spirito ha già detto. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Andiamo a mettere anche in preghiera il cugino di zia Maurizio,
Amen. Maurizio, vogliamo alzarci, vogliamo mettere in preghiera quindi Maurizio, la sorella Piera. Amen. Alleluia. E tutto coloro, e il fratello Ledesma, che ancora oggi mi ha chiesto preghiera per la sua casa. Amen. Nostro caro Padre, Signore Dio, presentiamo questo a Te, oh Padre. Amen. Presentiamo queste richieste a Te, Signore Gesù, ancora in questo giorno, Padre, che Tu possa mettere la Tua mano, Signore Dio, di misericordia e di grazia ancora su queste preghiere, Padre. Grazie, Signore. Benedicici ancora in questo giorno, Padre. Manifesta la Tua parola, Signore Dio. Dacci incoraggiamento, dacci forza per andare avanti, Signore Gesù. Perché sappiamo che i tempi sono tristi, Signore Dio, ma gioiosi per la Tua Chiesa, Padre, che leva il suo capo in cielo e spera, Signore Dio, in quel giorno di liberazione. Perché il più grande miracolo che oggi noi stiamo aspettando, Padre, è questo rapimento. Alleluia. Questo mutamento dei nostri corpi. Amen. Questo andare via, Signore Dio, questo sollevarsi, Padre, vincere ogni cosa, Signore Dio, ogni legge, Signore Gesù. Quando Cristo venne, vinse ogni legge. Amen. La legge della morte vinse, Padre, la legge delle malattie, Signore Dio. Dove i dottori dicevano che non c'era cura, Lui venne e mise una cura. Amen. E quella cura è in nome di Cristo Gesù. Andate e predicate l'Evangelo e queste cose avverranno nel mio nome. Alleluia. E gli apostoli predicarono in quel nome, Signore Dio, amen, e predicarono che quel Dio vero, Signore Gesù, era Cristo Gesù, era il Dio incarnato, grande è il mistero delle pietà, e Dio si è manifestato in carne. Grazie Padre, grazie Gesù, alleluia, grazie Signore, ti invochiamo nel nome di Gesù Cristo, Padre, alleluia, affinché tu possa sovvenire ai bisogni di questi fratelli, amen, che tu possa mutare il cuore di questa gente, alleluia Padre. Amen. Grazie Signore. Benedici ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo e Gesù, i benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vogliamo fare un po' di improvvisazione. Amen. C'è un canto che mi piace. Facciamolo tutti insieme. Poi lasceremo la sorella Marta. Allora, le parole sono semplici. Fa: vogliamo vedere Gesù innalzato, uno stendardo per la nazione. Ed ogni lingua e ogni lingua, ogni tribù dirà che Gesù è il... Ah, e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Allora, lo faccio io prima. Vogliamo veder Gesù innalzato, uno stendardo per la nazione, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Vogliamo veder Gesù innalzato, uno stendardo per la nazione, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ora io dico: vogliamo veder, vogliamo veder, vogliamo veder Gesù innalzato, vogliamo veder, vogliamo veder, vogliamo veder Gesù innalzato, vogliamo veder Gesù innalzato, uno stendardo per la nazione, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Vogliamo veder Gesù innalzato, uno stendardo per la nazione, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Vai! Vogliamo veder, vogliamo veder, vogliamo veder Gesù innalzato, vogliamo veder, vogliamo veder, hey, vogliamo veder Gesù in passo passo, passo passo andiamo avanti, e la nazione nostra sarà, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Passo passo, passo passo andiamo avanti, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Na, 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 na. Vogliamo vedere,
Vogliamo veder Gesù innalzato. Vogliamo veder Gesù innalzato. Ma dove? Ah, nei nostri corpi, amen. Nei nostri corpi. Ah, perché la gente deve vedere che c'è un cambiamento, amen. La gente deve vedere che c'è una virtù che altro non hanno. Un pastore l'altra volta diceva, sorelle, dice, voi non vi dovete preoccupare se andate vestiti come andate vestiti. È una virtù che Dio ha messo in voi, amen. Loro sono nudi, la gente, perché non hanno quella virtù. Ma Dio ha messo delle virtù in voi, amen. Alleluia. Amen, grazie. È una virtù che Dio ha messo in noi, ci fa comprendere che in quel modo noi non possiamo andare. Amen, alleluia, grazie Padre. Amen, fratello Giuseppe, alleluia. Signore ti benedica. Amen. Padre Santo, fedeste, Signore, grazie Signore ancora per questa opportunità che ci dai, Signore, di stare alla tua presenza, Signore. Amen. Signore, dove due o tre si riuniscono nel tuo nome, là ci sei tu, Signore. Alleluia. Ancora di più, Signore, ti ringraziamo, Signore, perché tu hai fatto l'opera più grande, Signore, amen, meravigliosa dell'universo. Amen. Tu stesso ti sei fatto uomo, Signore, amen, hai dato la tua vita per noi, Signore, hai versato il tuo sangue, Signore, affinché oggi noi potessimo attingere, Signore, a quell'albero della vita, Signore. Amen. Oh, Signore, ancora quella parola, Signore, di verità che tu hai dato soltanto alla tua Chiesa. Amen. Amen. E noi siamo qui, Signore, ancora per onorare la tua verità, Signore. Non per i fratelli, non per il pastore, non per il conduttore, non per niente, Signore. Alleluia. Ma soltanto per onorare, amen, la tua parola, Signore. Amen. Questa parola, Signore, ovviamente che ci ha fatto, Signore, ci ha fatto nuovo, ci ha fatto cambiare vita, amen, Signore. Amen. Ci ha fatto nascere di nuovo, amen, Signore. Oh, Signore, ancora, Signore, ti ringraziamo, Signore, perché ancora tu, ancora hai guarito, Signore, i nostri corpi, Signore, ancora il nostro spirito, Signore. Amen. Sì, Signore, abbondaci, Signore, del tuo spirito, amen, Signore, affinché noi possiamo traboccare. Ti chiediamo ancora di più, amen, Signore. Alleluia, grazie. Ancora è un anno, Signore, amen, sabbatico, Signore, sì, Signore, perché aspettando il giubileo, Signore, amen, il giubileo dell'eternità, Signore, amen, alleluia, Signore, amen, tu, Signore, onorerai la tua Chiesa, amen, Signore. Signore, ci santificherai ancora di più, Signore, amen, ci benedirai ancora di più, Signore, amen, ancora benedici, Signore, tutta la sposa nel mondo, Signore, tutti i tuoi ministri, Signore, amen, tutto ancora nella Chiesa, Signore, che ha creduto, amen, in questo messaggio, Signore, ti ringraziamo, Signore, ancora perché, Signore, ha restaurato, Signore, i nostri cuori, Signore, così come all'origine apostolica, Signore. Amen. Grazie a tutti i presenti, Signore, preghiere per gli assenti, ancora per gli ammalati, Signore, oh, che, Gesù, Signore, che non hanno ancora conosciuto la verità, Signore. Sì, Signore, benedicici tutti, Signore, ogni cosa la chiediamo al tuo santo nome, che Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Sorella, alleluia. Thank you.
să-ți mulțumim ție, Iisuse, pentru tot ce ne-ai ajutat să facem săptămâna asta. Amin. Să-ți mulțumim pentru săptămâna asta care vine, Iisuse, să te dai tu nouă forță, Iisuse. Amin. Ne rugăm, Iisuse, pentru toți bolnavi, Iisuse, pentru toți oamenii care au nevoie de tine, Iisuse, și strigă către tine, Iisuse. Deschidele lor inimile și fă-le tu, Iisuse, să fie o vindecare bună. Amin. Noi îți mulțumim, Iisuse, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vedeți voi la Marte, prepara il prossimo canto. Leggiamo una cosa dalla biografia del profeta, un'esperienza che accadde, ed è molto bella anche da leggere da poter capire che tipo di spirito oggi c'è nella Chiesa. Amen. Qual è lo spirito che Dio ha inviato in mezzo a noi, che tipo di spirito noi oggi abbiamo ricevuto da Dio a Pentecoste. Amen. Ed è intitolato questo pezzetto di biografia. Questo fu un fratello francese a farlo in 13 volumi, e fu uno dei fratelli poi a tradurlo. Voglio anche ricordare il nome, no, non ci sono scritto. Comunque, in alcuni c'è scritto anche chi l'ha tradotto, ora non ricordo bene. Quindi, è intitolato Una trappola. Allora, dice così. Fred Sottimo, un mio intimo amico dal Canada, venne con me nell'Adirondacks, è un luogo, laddove mi ero perduto in una tempesta di neve. Ci ricordiamo quello che accadde in quel tempo, no? Volevo mostrargli dove erano mia moglie e Billy mentre aspettavano che io ritornasse. Stavo là, dice, accanto a quella piccola tettoia nella quale avevo lasciato me e Billy, no? A fratello gli stavo mostrando queste cose. Fece qualche piccolo passo in disparte e lo spirito del Signore venne su di me e cominciai a tremare, dice. Lo spirito mi disse, c'è una trappola che è preparata per te. C'è una trappola che è preparata per te. Fai attenzione a quello che tu dirai, gli disse il Signore, no? Dice, attenzione, c'è una trappola preparata per te, fai attenzione a quello che tu dirai. E andiamo via da là, disse a fratello Sotto, ma qualcosa accadrà, lui disse, no? Quella sera, quando arrivavamo alla riunione, disse all'auditorio, ricordatevi, così dice il Signore. E che profeta, ogni volta che il profeta diceva così dice il Signore, la cosa accadeva. C'è una trappola che è preparata per me. Che qualcuno di voi prega affinché io sappia quel che devo fare quando ciò accadrà, disse. E la sera seguente questo si verificò. Il diavolo inviò un giovanotto e una signorina per rovinare la riunione. Era nel Vermont. Eravamo proprio dall'altro lato del lago di Chepen, diceva il fratello Bram. La ragazza sembrava essere un po' mongoloide e il ragazzo la teneva. Dice, lei si mise sopra questo ragazzo nella riunione, no? E avevano entrambi almeno 25 anni. E quando cominciai a predicare, egli la prese, gli mandò indietro la testa, salì su di lei e la abbracciò come e così di seguito, senza preoccuparsi della riunione. E gli uscieri non riuscivano a farlo stare tranquillo, dice il profeta, no? E io gli disse dal pulpito, giovanotto, non fare questo, attrae l'attenzione su di te mentre io predico, gli disse il profeta. Ed egli si mise a ridere di me. Pensai, oh, ecco la trappola, disse il profeta, dice, ecco la trappola, qual era? Continuai a parlare come se niente fosse. Oh, egli diventò così immorale con lei che dovette fermarlo di nuovo. Disse, non fate questo, dice il Signore, per favore. Se volete fare altro con la signorina, allora lasciate l'edificio, gli disse, andate fuori. Ma noi siamo qui per una riunione evangelica, per favore, non fate questo mentre io predico. E che il profeta le rimproverò. Anzi, con garbo cercava di farle fermare. Se volete fare, allora... Ma noi siamo qui per una riunione evangelica, per favore, non fate questo mentre predico. Ricominciai ed egli fece ancora peggio. Allora tutto ad un tratto qualcosa mi disse, guardate che bello qua, eh? Allora tutto ad un tratto qualcosa mi disse, di quel che vuoi e questo sarà fatto. Il Signore gli disse al profeta, di quello che tu vuoi e io lo farò. Allora non potevo parlare, dice il profeta, rimase... E dice, non potevo muovermi. Dice, di che essi prendono la cecità e io li farò essere i ciechi, gli disse il Signore.
Allora lui giustamente rimase: dimmi quello che vuoi. Un altro prete che il profeta dice: digli di farle morire. Avrebbe fatto il Signore per lui qualsiasi cosa, no? Allora ecco che quello che gli disse il Signore qualche giorno prima: stai attento a quello che tu dice dirai. Allora dice il profeta, dice: pensai un po', poi disse: vi perdono per quello che voi avete fatto. Disse il profeta: vi perdono per quello che voi due avete fatto. E questo doveva essere esattamente ciò che io dovevo dire, dice. Quella notte mi fu rivelato che avevo detto le parole giuste. Sapete, di un dono divino dovete stare attenti a quel che uno fa. Dice: del dono che voi ricevete dovete stare attenti a quello che voi ne fate. Sapete, una volta il giovane Giovanni, questo è scritturale, desiderava distruggere la Samaria con il fuoco perché non si voleva ricevere. Gesù disse: voi non sapete da quale specie di spirito siete animati. Amen. Il figlio dell'uomo è venuto per salvare la vita, non per distruggerla. Alleluia. Tutta la notte questi versi mi tornarono in mente continuamente. Non dormii, ma era una trappola che mi era stata preparata da Satana, poiché egli avrebbe voluto farmi perdere la pazienza e farmi dire quel che non bisognava dire. Vedete? Amen. Ma lo Spirito Santo era là e mi aveva preavvisato di fare attenzione a quel che io avrei detto. Alleluia. Oh, la bontà di Dio e veramente la sua grazia. E a partire da quel momento provai un sollievo. Questo è lo Spirito che Dio ha inviato nelle chiese. Uno spirito di perdono, uno spirito di amore, uno spirito che quando tu cadi lui ti risolleva. Uno spirito che ogni volta che tu vai a lui, lui si avvicina a te, come dice la scrittura, amen. Questo è lo spirito che abbiamo ricevuto. E finché noi saremo sotto questo spirito, amen, nessuna cosa ci potrà toccare. Dio sa la nostra debolezza. Allora io parlavo l'altra sera con i fratelli, dicevo questo: se noi eravamo perfette, c'era bisogno che Gesù diceva perdonatevi gli uni agli altri? Parlava alla Chiesa. Se noi eravamo perfetti, c'era bisogno di dire perdona il tuo fratello 70 volte 7? Se noi eravamo nella perfezione, Dio sa. Noi siamo in una perfezione spirituale, ma la nostra carne è debole. Noi abbiamo sempre una lotta dentro di noi. Il bene e il male sono sempre lì a combatterci. Abbiamo attacchi interni e attacchi esterni. Dalla gente che ci sta accanto, come in questo caso il profeta, ha avuto una trappola fatta dal nemico, portando quelle due giovani là per fargli perdere la pazienza. Possibilmente se c'era qualcun altro, già gli avrebbe aperto anche l'inferno. Però il profeta disse: vi perdono per quello che voi avete fatto. Amen. E il Signore gli disse: tu hai detto le giuste parole. Amen. Quindi se ancora oggi abbiamo in noi quella consapevolezza, oppure noi vorremmo pensare che siamo perduti dalla grazia, non siamo... Dimenticate queste cose. Non ha nulla a che fare i nostri errori. Sbaglieremo fino alla fine. L'unico peccato che Dio non accetta è il peccato della bestemmia contro lo Spirito Santo. Ed è quello, quando noi rigettiamo ciò che Dio ha fatto per noi in quest'epoca, quando noi andiamo a dire a quella colonna di fuoco che quella è una lampadina sul profeta, o quella è una fesseria inviata da Satana, questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. O quando il fratello Brano dice neve segrete del cuore, dicevano è un mago, è Belzebù. Quella è la bestemmia contro lo Spirito Santo. La stessa bestemmia che i farisei fecero a Gesù: tu operi attraverso Belzebù. Quella fu la loro condanna. Ma quando Dio vide quella donna che ha avuto una vita difficile, quando vide quell'uomo che aveva sbagliato nella sua vita, quei lebbrosi, e gli disse: Signore, abbi misericordia di me, lui li guarì. Amen. Non guardò la sua condizione. Dio non guarda la nostra condizione. Ancora in questa mattina lo voglio dire: Dio non guarda la nostra condizione. Dio guarda alla fede. Alleluia. Dio mira alla fede. Gesù gli diceva: io vedo che tu hai fede. Andavano lì. Se oggi noi abbiamo quella genuina fede, egli deve essere in mezzo a noi. Alleluia. Egli mira la nostra fede. Amen. Perché se noi veniamo qua e noi abbiamo consapevolezza che siamo stati salvati, quella non è fede, quella è incredulità. Amen. Quella è incredulità, fratello. Amen. Ma noi dobbiamo venire qua: il Signore mi ha salvato, io vengo a ringraziarlo. Amen. Io sono qua perché vengo a ringraziare Dio per quello che ha fatto Lui 2000 anni fa per me. Alleluia. Grazie, Signore. Amen.
perché i miei errori tu li hai buttati in fondo al mare e neanche ti ricordi, dice il profeta. Alleluia. E neanche più te ne ricordi. Amen. Grazie, Padre. Questo è il nostro Dio. Amen. Lo stesso Dio che disse al profeta: hai detto le giuste parole. Amen. E lo voglio ribadire: hai detto le giuste parole. Perché del dono che Dio ci dà, noi dobbiamo stare attenti. Alleluia. Amen. Signore ci benedica. Alleluia. Sorella Marta. Cinque, tre, sette. Or nei giorni all'antica si viveva.
lezione del profeta. Amen. A volte veniamo attaccati da qualsiasi parte, no? Su questo famoso verso che noi abbiamo parlato in Ebrei 1, lo prendo io un attimo. Poi prendete Apocalisse 1, così leggiamo quello che il profeta dice su questa lezione che abbiamo intrapreso in questi mesi. Quindi Ebrei 1. Ok, amen. Dice così: Dio, dopo aver, questo è Ebrei 1, no? Molti ci attaccano alcune volte su questo verso facendoci comprendere che Dio non parla più attraverso i profeti. Ma è un'errata concezione, perché già che scriveva questo era Paolo, e Paolo fu chiamato ad essere profeta dei gentili. Quindi è un non senso quello che dice. Devono capire loro invece quello che voleva dire qua il Signore. Qua è una cosa che il profeta ha rivelato ed è sotto i nostri occhi. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, quindi Dio ha parlato molte volte, come? Quando parlò a Mosè, come si mostrò? Quale essere? L'Io sono. No, gli disse chi è? L'Io sono. Dio ha parlato alla gente in molte maniere. Dio ha parlato attraverso l'angelo, Dio ha parlato attraverso, una volta fece parlare anche un mulo, a Balaam. Il suo mulo gli parlò, asino, mulo, quello che è, al suo asino gli parlò. Quindi egli ha parlato in diverse maniere al popolo, parlò dalla colonna di fuoco, parlò dalla colonna di nuvola, in diverse maniere egli parlò ai profeti. Ma qui dice, ma in questi ultimi giorni egli ha parlato per mezzo del figlio, che egli ha costituito re di tutte le cose, perché quando Paolo incontrò quella colonna di fuoco sulla via di Damasco, quella colonna di fuoco gli disse, Paolo gli disse, Signore, chi sei tu? Non è che gli disse io sono, ma gli disse quella voce, io sono il Gesù che tu perseguiti. Ora ecco viene il profeta e ci spiega. Anticamente Dio parlò in diverse maniere. In questo tempo della nazione egli ha parlato attraverso il suo figliolo Cristo Gesù. Da quella colonna di fuoco Gesù disse io vengo dal Padre e ritorno al Padre. In sostanza io vengo e ritorno a essere quello che ero in principio. Amen. Questa è la sostanza di ogni cosa. Ora, in questo tempo, invece di essere l'Io sono, invece di vederlo come lo vide Isaia, seduto sul trono, e così via, come l'ha visto ogni profeta, l'ha visto in un modo diverso, allora in questo tempo egli ha parlato nel mondo gentile attraverso il suo figlio che ha costituito erede di ogni cosa. Ma non è che più non ci sono profeti, perché Paolo fu chiamato e messo da parte per essere apostolo, un inviato, messaggero, profeta, amen, per la chiesa gentile. E allora quando quella colonna di fuoco gli disse perché mi perseguiti Paolo, e gli disse io sono Gesù che tu perseguiti, non gli disse io sono, e allora Paolo dice oggi egli ha parlato attraverso il suo figliolo, amen. Egli si sta usando di quel nome che è il più grande nome che Dio ha dato alla chiesa e al mondo per essere salvati, il nome del Signore Gesù Cristo. E noi sotto quel nome facciamo ogni cosa, ci battezziamo, preghiamo per il cibo, preghiamo per gli ammalati, andate a pregare questo Vangelo, ora ogni cosa sarà fatta secondo il mio nome. Noi quando preghiamo per i malati non diciamo Dio ti ha guarito nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, ma Dio ti ha guarito nel nome di Gesù Cristo, Satana, esci fuori da quel corpo. A cui dice ma è la stessa cosa, no? Perché un giorno ci furono dei figlioli, figli di Sheba, che gli dissero, per quel Gesù che predica non aveva nessun senso quello che lui, non aveva nessun potere. Dice, noi ti scacciamo per quel Dio che predica Paolo. Io conosco Paolo, io conosco Gesù, ma voi chi siete? Vedete? Ma Dio ha dato un nome, dove attraverso quel nome ogni ginocchio dice si piega. Questo nome è Gesù Cristo. Alleluia. E infatti, noi neanche a farla apposta, stiamo studiando Apocalisse, Rivelazione, dove chi appare Giovanni? Di nuovo Gesù Cristo. Perché come dice Ebrei, in questi ultimi giorni, egli ha promesso di parlarci attraverso il suo figliolo. Ecco chi appare Giovanni. Addirittura ancora su Giovanni, molti
non sanno se quello era Gesù Cristo, se come, ma qua lo dice. Qua lo dice, io ero morto, fu risuscitato e sono vivente nei secoli dei secoli. Amen. La Rivelazione è un libro, dice il profeta, che è stato scritto per essere rivelato in quest'epoca. Alleluia. Il profeta dice, dove gli altri hanno visto, ma non hanno saputo i tempi, nemmeno gli apostoli che camminavano con lui. Signore, è in questo tempo che tu stabilirai il tuo regno, non sta a voi, disse, di saperlo. Ma oggi attraverso questo messaggero sappiamo che in quest'epoca di Laodicea che ogni cosa è compiuta. Amen. Apocalisse 4, quella voce gli disse, sali quassù. E lo stesso Gesù che parlava, forse noi a volte parliamo di queste cose, ma ne dobbiamo cogliere nel senso. Perché noi potremmo parlare per ore di queste cose. Dio disse, io vi invierò il Consolatore. Giovanni, quando ebbe la visione sull'isola di Patmo, vide Gesù intera che passeggiava in mezzo a questo candelabro. Lui ha passeggiato in mezzo alla storia. Lo Spirito Santo è Gesù Cristo. Amen. Amen. E lui risuscitato, che ha camminato. In Apocalisse 4 dice Giovanni, quella stessa voce che parlava dalla terra, mi parlava di lassù. E quello stesso uomo che era là sotto era seduto su quel trono. Amen. Amen. E mi disse, sali quassù. Il rapimento della sposa. Amen. Alla fine di quest'epoca, dopo l'ultima lettera della Chiesa, dove la più grande, dice il profeta, la Chiesa è più storta di tutte le epoche, dove Cristo è stato messo fuori, non che sta al nostro cuore bussa, ma Cristo è stato messo fuori da ogni denominazione, perché quando Egli è venuto e si è presentato, nessuno l'ha riconosciuto. Ma coloro che l'hanno ricevuto, dice la lettera della Laodicea, si siederanno sul suo trono. Amen. Alleluia. La nostra speranza è quella. Noi siamo qua perché stiamo sperando in questo grande rapimento. Amen. Alleluia. Perché abbiamo visto l'agire di Dio per il nostro tempo. Amen. Amen. E non è una cosa riservata a molte o a tutti. Ma è stata riservata a pochi. Conoscere il Dio quando si muove nella tua epoca. Amen. Alleluia. Pochi conobbero Mosè. Pochi conobbero Noè. Pochi conobbero Isaia. Alleluia. Pochi conobbero Giovanni Battista. Amen. Pochi furono. Giovanni Battista presentò una chiesa. Gesù venne e disse a quei seguaci, quello lo sposo, seguitelo. E lui li ammaestrò. Il profeta è venuto, ha preso un popolo, ora nelle mani dirette dello Spirito Santo. Lui sta convincendo la gente. Amen. Lui sta convincendo e li sta istruendo e ci sta preservando, ci sta preparando per questo grande avvenimento. Ecco la fede del rapimento, come disse il profeta. No? Qual è questa fede? Dice, oggi abbiamo bisogno di una fede, è il messaggio. Questo messaggio ci sta preparando a quella fede potente per essere rapiti. Va in giro. I battisti non credono. Sono formali, vanno in chiesa solo perché gliel'hanno insegnato. I pentecostali stanno aspettando che ci sia un grande risveglio prima della venuta del Signore. E non è così. Oggi, dopo quest'epoca, non ce n'è più. Oggi abbiamo questo famoso rapimento. E loro non comprendono che se c'è un altro risveglio, ci sarà un'altra epoca della Chiesa e ci sarà un nuovo movimento evangelico. Perché Dio non dà mai un risveglio in mezzo già a una Chiesa formale che esiste. I pentecostali non sanno neanche di dove vengono. Scusate se può essere duro questo. Ma io molte volte dico ai fratelli, da dove venite fuori? Boh, non capiscono che furono uomini suscitati da Dio, dalle diverse religioni, già che c'erano in quel tempo, metodisti, battisti, presbiteriani, furono gente che capirono che la Chiesa era morta, vivevano in una condizione morta. Allora cominciò Dio a suscitare nel cuore di quella gente un rinnovamento. Lui fece comprendere che era arrivato il tempo di restaurare i doni nella Chiesa. E loro si separarono. Oggi i pentecostali aspettano che un nuovo risveglio venga nella... Non è così. Non è così. Balterman, che ha vissuto in quell'epoca, in quel tempo, visse questo, disse, dopo 3 anni, il risveglio pentecostale morì. E lui che veniva invitato dalla gente a predicare per ricevere le lingue, disse, questi non hanno capito nulla. Cercano il dono invece di cercare il donatore. Capito? La gente era affamata del dono. Cosa fecero? Loro dissero che parla in lingua ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Il profeta venne e disse no,
insegna quello, non è, perché la scrittura dice molti verranno in quel giorno. Come, Signore, non abbiamo noi profetizzato? Non abbiamo noi parlato in lingue? Non abbiamo fatto questo e quello? Andate via da me. Fratello Urbano dice, non è questione di dono. Amen. Non è questione di dono, non è quello. Alleluia. Ma è questione di frutto. E poi spiegano una predica, noi i frutti, diciamo, amore, bontà, gentilezza. I cattolici per questo possiamo dire che ci abbissano. C'è gente che ha un amore, ma non è neanche quello. Il frutto che l'uomo dà nella propria stagione. Amen. E lui poi spiega il profeta. Quando il profeta viene nella propria stagione, porta quel tipo di frutto. Il messaggio del tempo della fine. Il messaggio del tempo in cui tu vivi. Amen. Che è una cosa profonda che dice il profeta in alcune prediche. Lui mai si è molto sbilanciato, però poi era il punto in cui lui cominciò a fare comprendere quello che si nasconde del messaggio che lui ha portato. Amen. Che è la rivelazione intera del piano di Dio. Alleluia. Lui è stato così umile che neanche lui si è fatto scrivere nel candelabro. No, ma noi sappiamo che lui è l'Elia promesso per questa epoca. Amen. Signore, Signore ci benedica. Alleluia. Quindi vogliamo leggere insieme Apocalisse capitolo 1 e continuiamo quello che dice il profeta. Amen. Quindi, la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che dovevano avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che lui ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Amen. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace di colui che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo. Poi spiega il profeta questi sette spiriti, più avanti dice sono i sette occhi dell'Eterno e sono i sette spiriti che Dio ha inviato per tutta la Chiesa, perché ha inviato per percorrere la terra. Amen. Quindi il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto in noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, e a lui sia la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che l'hanno trafitto e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, poi virgola, l'Onnipotente. Amen. L'Onnipotente. Alleluia. Amen. Vogliamo continuare? Ad ascoltare ciò che il profeta rivela ancora. Altre settimane siamo fermi ancora su questo primo opuscolo, poi man mano ne parleremo anche degli altri, perché ogni opuscolo ha ogni cosa che il profeta dice ti apre, è come una porta che dietro un'altra porta ti apre un'altra porta, e ci sono porte su porte, rivelazione su rivelazione. Amen. Quindi allora, cominciamo da qua. E da Gesù Cristo, il fedel testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, adesso che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati con il suo sangue. Ora il profeta dice questo. La parola lavati in greco significa liberati. Egli ci ha liberato. Eravamo legati alla terra a cagione del nostro peccato. Non potevamo né vedere, né sentire né comprendere niente dal cielo. Il nostro peccato ci teneva così legati che noi non potevamo sentire nulla, eravamo proprio ottusi, ma quando il sangue scese egli spezzò i legami e fummo liberati. Dietro quel velo nel luogo santissimo nessuno poteva entrare se non il sommo sacerdote, ma quando Gesù morì dice che quel velo si aprì da cima a fondo, non da giù a su, perché l'opera non era dell'uomo ma fu di Dio, spezzò quel velo che era Cristo Gesù e ci ha permesso di entrare in quel luogo santissimo. La via è aperta per le cose
del luogo santissimo, che è il cielo. Amen. Oggi ecco perché noi possiamo ricevere queste cose, ecco perché la Chiesa ha potuto ricevere queste rivelazioni. Egli ci ha liberato, ne potevamo comprendere nulla del cielo, ma quando il sangue scese, egli spezzò i legami e fummo liberati. Amen. Una volta ho letto una storia che si può raccontare qui, dice il profeta. Un contadino aveva catturato un corvo e l'aveva legato. Voglio impartire una lezione qui ad altri corvi, dice. Attaccò dunque quel vecchio corvo ad un piede con una cordicella e la povera bestia stava morendo di fame. Era legato quel corvo. E ciò che talune di questa organizzazione o chiese fanno ai credenti, dice. Vi legano ad un palo, vi legano ad una dottrina e voi, dice, non potete più volare. Ma un giorno, dice, passò un bravo uomo di là e disse: questo povero corvo, ho tanto pietà di lui, cosa gli potrei fare? Dice. Allora egli prese un coltello e tagliò quel legame, no? A quel corvo. Allora ecco che quando egli fu tagliato agli altri corvi, venne e disse: andiamo, che ora farà freddo qua, andiamo, emigriamo al sud. Allora questo corvo cominciò a volare tanto lontano e poi disse: non ci riesco, dice, sono stanco, per me, dice, è finita. Vedete, dice, era stato così legato per tanto tempo che egli ancora pensava di essere legato. Capite? Dice, è ciò che avviene oggi con molta gente. Siete stati così legati ad un credo, ad una denominazione che proviene da questa grande prostituta, la Chiesa Cattolica. Perché dico molte volte io ai fratelli, ascoltate, abbiamo tolto i santi, ok, abbiamo tolto che non siamo cattolici, va bene, ma vi rendete conto che noi ci siamo trascinati, anzi, che voi vi siete trascinati dietro le due dottrine fondamentali della Chiesa Cattolica Romana, il battesimo nei titoli e il trinitarianesimo, perché ancora sono legate a questa vecchia, come dice il profeta, prostituta. Che vi diceva che Gesù Cristo non è sempre lo stesso, che la guarigione divina non esiste, che non c'è il battesimo dello Spirito Santo e che non vi è nulla in queste sciocchezze. Questo ha insegnato. Siete state così legate che ancora oggi, dopo che Dio ci ha liberati, crediamo ancora di esserlo. Vedete, dice, l'uomo buono, Cristo, diede il suo sangue perché potesse tagliare e liberarci dal nostro peccato. Quale peccato? L'incredulità. Amen. Il vostro peccato è l'unica cosa che ci impedisce di essere liberi ancora in questa mattina. La nostra incredulità è quella cosa che ancora noi ci fa andare a casa e trovare ancora i nostri mariti che non sono convertiti, ancora chi ha bisogno di guarigione. Perciò mettiamoci di animo, abbiamo quella fede perfetta. Amen. Noi abbiamo quella fede, alleluia. Noi possiamo pregare per gli altri. Amen. C'è una predica che ha fatto una sorella, il secondo miracolo, che poi ne parleremo, dove il profeta spiega quella guarigione che ebbe quell'uomo che disse a Gesù: Gesù, vieni a casa mia, che c'è mia figlia che sta morendo. Gesù disse: stai di buon animo. Dice: vai a casa e troverai tua figlia guarita. Amen. Non ci andò, perché non c'è bisogno a volte. A volte noi siamo convinti, ah, vieni pastore, andiamo a casa, poi vieni. Non c'è bisogno, perché se noi abbiamo quella fede genuina, la cosa avviene sul posto. Amen. Alleluia. E io dico ancora questa mattina, se siamo legati ancora da queste cose, sciogliamo, perché il profeta è venuto appunto a scioglierci da questi legami, a dire che Gesù Cristo è lo stesso, era oggi in eterno. Amen. Che tutto è per noi. L'uomo buono Cristo venne affinché la nostra incredulità fosse tagliata. E il vostro peccato è l'unica cosa che vi impedisce di essere liberi. Dio ha spezzato i legami della vostra incredulità. Già siete talmente legati, ma siete talmente legati, dice, dai credi, che credete di essere ancora legati. Sciogliamoci ancora in questa mattina. Amen. Amen. Dio ci ha fatti liberi. Povero corvo affamato, perché non viene stamattina, dice il profeta, ascolta tutti gli ammonimenti e fuggi verso l'uomo buono, il figlio della giustizia, nelle cui ali vi è la guarigione. Questo è il messaggio del profeta di Malachia. Amen. E nelle sue ali vi sarà guarigione. Alleluia. Amen. Colui che il figlio ha liberato è veramente libero. Noi siamo liberi, il profeta dice, noi siamo stati liberati dalle denominazioni attraverso il suo sangue e ci ha liberati affinché noi potessimo pensare da noi stessi, potessimo parlare da noi stessi e agire da noi stessi. Amen. Questa è una rivelazione.
siete liberi. Amen. Però dice, questa è una rivale, siamo liberi. A volte ci vorremmo accusare, tu, ma tu che? Dio ci ha fatti liberi. Amen. Dio ha pagato per il mio peccato. Quando io vedo un fratello che ancora agisce nel peccato e sbaglia, io, ma gloria a Dio, perché so che il sangue di Cristo l'ha liberato. Amen. Ha pagato anche per lui. Alleluia. Egli ci ha lavati, ci ha liberati dalle nostre denominazioni. Amen. Quindi, questa è una rivelazione. Siete liberi. La Bibbia dice, egli ci ha liberati dai nostri peccati, dalla nostra incredulità, affinché potessimo ricevere la rivelazione di Gesù Cristo. Non dovete accettare ciò che le chiese dicono. Prendete ciò che Dio dice. Ecco la sua rivelazione, perché egli rivela chi egli è. Al tempo di Giovanni, già le chiese si erano così ingarbugliate. Infatti Paolo dice in Ebrei, lasciate stare i riti dei battesimi, lasciate stare le vane genealogie, perché già di Gesù è il figlio o non è il figlio, ma il figlio è Dio. Avete visto mai il film di Paolo fatto dalla Rai 1? Quando loro cominciarono a predicare lì nel Tempio, già sacerdote, ma allora Gesù che è uomo o è Dio? No, Gesù è uomo, ma poi è Dio, no? Allora facevano queste scene, sicuramente qualcosa del genere sarà successo. Allora ci sono due Dio, faceva un sacerdote, perché è una rivelazione, amen. Perché lui venne, perché non è il Dio figlio, non è il Dio spirito, ma è lo spirito di Dio, il figlio di Dio, capite? Questo, Gesù era il figlio in cui Dio si manifestò. Amen. Alleluia. Lo Spirito Santo non è un Dio, un'altra cosa, ma è sempre lui. È lo Spirito, perché Dio, dice Gesù, è spirito. Amen. La natura di Dio è uno spirito. Questo spirito, essendo che è puro, è Spirito Santo. Amen. Questo spirito parla. Non è che poi dentro questo spirito c'è Gesù che ha la parola, ma questo spirito già parla. Amen. E lui parlò. Questo spirito si manifestò poi in un uomo. Amen. Lui si creò un corpo e andò a abitare tutta la pienezza della Deità. Amen. Amen. E la gente viene così difficile da comprendere. Ma come noi abbiamo detto, Dio è piaciuto così, nascondersi nell'uomo, in mezzo agli uomini, e poi nascondersi dentro l'uomo. Amen. Alleluia. Quindi andiamo avanti. Ora, a lui che ci ha fatti essere un regno di sacerdoti all'Iddio e Padre suo, a lui sia la gloria, l'imperio nei secoli dei secoli. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui, come questo meraviglioso, dice il profeta. Amen. Togliamo ancora il velo dai nostri occhi. Ecco, egli viene con le nuvole. Se volete sapere di che sorta di nuvole egli era avvolto, ancora quella nuvola non era apparsa, siamo qua nel 61, nel 63 egli venne su quella nuvola formata dalle ali di sette angeli. Lo cantano, lo dico, sì, il Signore verrà sulla nuvola. Il profeta dice questo: l'uomo elogia Dio per quello che ha fatto. Noi guardiamo, a tempo di Noè, l'arca qua, là, chissà che sarebbe stato bello, ma tu ci saresti entrato? Noi ci saremmo entrati. Io vi dico che se noi oggi abbiamo accettato la parola di questo tempo, noi siamo nati ora. Dio per noi ci ha mandato oggi il profeta. Ma se noi saremmo nati al tempo di Noè, noi saremmo entrati in quell'arca. Perché, certo, noi saremmo, se noi saremmo vissuti al tempo di Giovanni Battista, noi saremmo andati dietro Giovanni Battista. Ma noi siamo nati in questo tempo. Amen. E per accogliere noi, Dio ha dovuto mandare un altro messaggero. Amen. Amen. Con un altro messaggio. Mosè non venne con il messaggio di Noè. Noè non venne con il messaggio di Mosè. Ognuno ha avuto un suo messaggio. Amen. Il nostro messaggio è stato il più glorioso di tutta la storia della Chiesa. Amen. Perché comprende tutta la rivelazione dei misteri. Dove i profeti non hanno visto, dove Noè non ha compreso, dove gli altri non hanno compreso, noi oggi abbiamo compreso. Perché Dio fece passare Noè attraverso l'acqua? Perché Enoch fu preso e lui dovette passare attraverso l'arca? Perché era un esempio per farci comprendere che alla fine del tempo il settimo, che era Enoch da Adamo, venne rapito in cielo. Noi siamo alla settima epoca e verremo rapiti, mentre Noè passò la tribolazione. Capite? Questo è. Noi verremo rapiti, ma ci sarà un pezzo della Chiesa che passerà la tribolazione. Amen. Questo è stato per comprendere tutte queste cose oggi per noi.
Amen. Capite? Allora che cosa disse il profeta? L'uomo elogia quello che Dio ha fatto in passato. Ah, se c'era Mosè io andavo. Ma oggi Dio ha mandato Mosè per la nostra epoca. Dove sei tu? Se tu Dio avesse mandato Mosè, tu saresti stato dalla parte di Dadan in cuore, che avreste contestato quest'opera di Mosè. Ma se tu eri un predestinato come Giosuè e Caleb, saresti stato dietro a profeta, perché avreste avuto per rivelazione che lui era l'uomo che Dio aveva scelto per quel tempo. Amen. Così funziona. Allora l'uomo elogia quello che Dio ha fatto in passato, elogia quello che Dio farà in futuro. La nuova Gerusalemme verrà, Dio ora viene nelle nuvole. Poi, ma non elogia, dice il profeta, e non capisce quello che Dio sta facendo ora per te. Alleluia. Non comprendo ciò che Dio ha fatto oggi per noi. Quando tu prendi Malachia 4, 5, 6 e capisci che quella parola si è manifestata in carne, tu dici amen. Ecco, manda il profeta Elia, amen, quella parola è stata manifestata in carne. Apocalisse 17, egli venne sulla nuvola, scese, e un profeta era lì sotto per ricevere la rivelazione di quei tuoni. Questa oggi è storia. Amen. È storia per noi, amen. È storia. Alleluia. Ma ora cosa aspettiamo? Il mutamento dei cori. Amen. Questo ora è dove noi stiamo poggiando. Il nostro futuro è il mutamento dei nostri corpi. Amen. Alleluia. Quindi, dice, se volete sapere che sorta di nuvole egli era avvolto, vedete ciò che videro Pietro e gli altri discepoli sul monte della trasfigurazione. Una nuvola lo coperse e i suoi vestiti brillavano. In questi tempi in cui viviamo, considero che ci rimane soltanto la speranza della sua venuta. Alleluia. Trattiamo ora questo rapimento. Ricordate questo, ogni occhio lo vedrà. Non si tratta qui del rapimento, dice il profeta. Dice, non si tratta qui che ogni occhio lo vedrà. Cos'è? Egli parla della sua seconda venuta. Lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto e faranno cordoglio per lui. Torniamo indietro e andiamo in Zaccaria capitolo 12. E in quel giorno, qui Zaccaria sta profetizzando, 487 anni prima dice della venuta di Cristo, che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Sapete? L'Iran, ieri leggevo, ha passato lo stretto del Suez e si sta dirigendo con navi da guerra nel Mediterraneo. Loro dicono per portare un messaggio di pace. Quando parleranno di pace e sicurezza, dice là, allora sarà una subitale rovina. Si stanno la Russia è passata il canale e se n'è andato in Siria. Ora l'Iran ha passato il canale con le navi da guerra e se n'è andato pure nel Mediterraneo. Cos'è? Se non quella di accerchiare Gerusalemme, proteggere anche la Siria. Siamo alla fine. Siamo alla fine. Il rapimento è prossimo. Non c'è più nulla per questa generazione. Amen. Alleluia. Quindi, io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Guardate, i libici alzarono la mano contro Gerusalemme. Gheddafi, distruggete Gerusalemme. Ed è scomparso. L'Egitto, palestinese, distruggete Gerusalemme. Oggi l'Egitto ha avuto anche Mubarak. Quindi Mubarak, Gheddafi, tutti coloro che hanno alzato il dito contro Gerusalemme sono stati tutti tolti fuori. Il Marocco, la Tunisia stessa, tutte sono state detronizzate. Oggi abbiamo la Siria, cui la profezia dice Damasco non sarà più, io manderò delle frecce infuocate nei suoi palazzi e le brucerò. Le frecce le abbiamo detto che sono missile. Amen. Che brucierà una freccia non brucia un palazzo. Ma un missile lo fonde. Amen. Così è. Quindi, addirittura dice Damasco non si risolverà più. Guardate dove viviamo. Amen. Quindi, ed è in questo tempo che i due profeti devono apparire. Alleluia. Quindi, che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme e spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione ed essi riguarderanno a me, a colui che si hanno trafitto. Quello stesso spirito è stato sopra di noi per poter conoscere chi era il loro Dio. Ed essi, dice, guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Che hanno trafitto 2000 anni fa? Oggi ancora stanno aspettando il Messia. Quando loro capiranno che quel Messia era Gesù, perché lo spirito di grazia le compungerà, allora là piangeranno e ogni occhio dice lo vedrà.
anche quelli che l'hanno trafitta. Amen. Ora, dice, quando l'Evangelo tornerà ai giudei, quando il giorno della nazione sarà terminato. Amen. L'Evangelo sarà pronto ad andare ai giudei. Se qualche mattina ci alzeremo, accendendo la TV, internet, quello che ascolteremo che due profeti sono in Israele che stanno predicando, vuol dire che noi abbiamo perso quel treno, fratello. Se due profeti sono in Israele, noi non ci dobbiamo essere. Ecco perché il profeta ci prepara a tutto. Amen. C'è gente che è convinta che noi dobbiamo passare la tribolazione, ma per fare che? Non c'è grazia più per il gentile. Chi si vuole salvare deve morire. E io dico a volte, ma se noi non sappiamo morire neanche la gente a togliersi una minigonna e mettersi una gonna o i pantaloni, come fanno in quel giorno a rinnegare le proprie stesse vite per Gesù? Chissà, ci sarà gente che forse sarà preparata a questo. Ma se nel tempo della grazia ci diciamo alla gente, non vi truccate, che Dio non vuole che truccate, che siete apparite molto belle perché fate peccare gli uomini. Ma se già questo non lo sanno fare, in quel giorno cosa faranno? Non so, fratelli. So solo che noi qua non ci dobbiamo essere. Amen. Quindi l'Evangelo sarà pronto ad andare ai giudei. Questi due profeti, Mosè ed Elia, torneranno per i giudei. Siamo pronti per questo. Amen. Così le nazioni lo riporteranno ai giudei e il rapimento verrà. Ma ricordate che ciò che avviene qui dopo la tribolazione, sappiamo che la Chiesa non attraverserà la tribolazione, è la Bibbia che lo dice. Egli spanderà sulla casa di Israele, cosa? Lo stesso Spirito Santo, dopo che la Chiesa della Nazione sarà partita. Il rapimento è una dottrina del profeta, ha voglia che loro dicono che è un falso profeta. E io glielo dico, guardate che quando egli venne, loro pensavano che la Chiesa doveva passare la tribolazione. I testimoni di Geova fanno riserve di cibo, comprano sempre cibo e lo impostano per passare la grande tribolazione. E poi che fanno? Man mano che sta per scadere lo mangiano e gli mettono gli altri. Cos'è? Non ha nessun senso questo qua. Che senso ha questo? Gli avventisti credono alla stessa cosa. Noi, dice la scrittura, verremo mutati, rapisi, presi in aria. Scompariremo. Due nel letto, uno preso e uno lasciato, due nella campagna. Il profeta spiega che è un qualcosa che è a livello universale. Quindi mentre che da una parte la gente dorme, dall'altra sta lavorando. Amen. Queste cose le ha spiegate il profeta. Egli prende gli esempi. Guardate Enoch, settimo di Adamo, mentre che camminava, uscì fuori e il diluvio colpì la terra. Guardate Mosè, guardate Lotto, dice. L'angelo gli disse, io non posso distruggere questa città finché tu non ti sei messo in salvo. Lotto uscì e l'angelo distrusse la città. E il profeta dice, una volta si è entrate nell'arca, una volta si è uscite da Sodoma, quello che noi aspettiamo è una volta si verrà sollevati in aria. Amen. Questo è quello che noi aspettiamo. Alleluia. Ma ricordate, dice, che ciò che avviene qui dopo la tribolazione, sappiamo che la Chiesa non attraverserà la tribolazione, è la Bibbia che lo dice, egli spanderà sulla casa di Israele cosa? Lo Spirito Santo. Amen. Dopo che la Chiesa della Nazione sarà partita. Ed esse guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliolo unico. E lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. In quei giorni vi sarà un gran lutto in Gerusalemme. Pare al lutto di Adadrimmon nella valle di Megiddo. Perché la battaglia di Armageddon vuol dire proprio valle di Megiddo. Già lì ci fu una grande battaglia, dove lottarono dei re. I siriani, ecco, ci troviamo di nuovo nella stessa situazione. Tutto è concentrato sul Medio Oriente. Vedete, là è. E il paese farà cordoglio, ogni famiglia da sé, la famiglia della casa di Davide da sé, la famiglia della casa di Nathan da sé, e tutte le famiglie rimaste, ognuno da sé. Amen. Quindi, un altro passo dice che gli chiederanno, che sono queste ferite nelle tue mani? Questo sembra in Zaccaria. Ed egli risponderà, sono le ferite che io ho ricevuto nella casa dei miei amici. E vi sarà un tempo di afflizione non soltanto per i giudei che l'hanno rigettato quale Messia, ma pure per i rimanenti delle nazioni che l'hanno rigettato quale Messia per il loro tempo. Piangeranno e faranno cordoglio. Le vergini stolte piangeranno, esse,
esse che rappresentano la Chiesa che ha rifiutato di mettere olio nella sua lampada. Qual è quest'olio? Messaggio dell'ora presente. Amen. Perché se avessero messo olio non si troverebbero dove oggi sono. False dottrine, false insegnamenti, false fesserie. Ormai per attrarre la gente si balla, si danza, si gira con... Ormai è diventata proprio... Non sanno come attrarre la gente. Ma il profeta dice c'è solo un modo per attrarre i giovani. Predica la parola. Amen. Amen. Predica. Se c'è un predestinato uscirà fuori. Amen. Alleluia. Quindi le 10 vergini sono uscite, erano tutte delle brave persone, ma soltanto 5 di esse avevano dell'olio in serbo. Le altre 5 erano pure delle brave persone, ma non avevano preso dell'olio nella loro vase. Quindi la differenza che cos'è? Se tu hai preso quell'olio. Il grido di mezzanotte, uscite gli incontro, lo sposo sta per venire. Cosa ha fatto questo messaggio in questa veglia, che è la settima veglia, dice il profeta, settima epoca? È venuto il profeta e ha detto, preparate le vostre lampade, il rapimento è vicino, alleluia! Uscite gli incontro! Amen. Amen. Ma non avevano preso l'olio dell'olio nel vaso e furono gettate nelle tenebre di fuori, dove vi sarà pianto, lamento e stridore dei denti. Sto per darvi... Ancora un passo, dice in Genesi 45. Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutte e gridò, fate uscire tutte dalla mia presenza. E nessuno è rimasto con Giuseppe quando egli si dì a conoscere i suoi fratelli, dice la scrittura. E alzò la voce piangente e gli egiziani l'udirono e l'udì pure la casa di Faraone. E Giuseppe disse ai suoi fratelli, io sono Giuseppe, mio padre, vive ancora. Ma i suoi fratelli non gli poterono rispondere perché erano sbigottiti dalla sua presenza. E Giuseppe disse ai suoi fratelli, dei avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono, fratelli, e quelli si avvicinarono e gli disse, io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Amen. Ma ora non vi contristate, né vi tolga di avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Cioè fu tutto un piano. Giuseppe andò lì in Egitto affinché lui con quel fatto della carestia salvasse il popolo di Israele. Amen. Quindi sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà più nessuna messa, ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato da voi il resto della terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Per questo è venuto Gesù. Amen. Lasciate che io faccia un paragone con Zaccaria, dice il profeta. Quando Giuseppe nacque era odiato dai suoi fratelli perché era spirituale, ma suo padre l'amava. Lo gettarono in una cisterna e fecero credere che fosse morto. Ancora oggi credono in Israele che Gesù è morto, che Gesù venne rubato, dice la scrittura, dai suoi discepoli. Ma fu tratto fuori dalla cisterna e fu venduto al faraone. E quando avvennero quelle cose cattive, lo gettarono in prigione. E là profetizzò e disse a 2 uomini che sarebbero ciò che sarebbe accaduto a loro 2. E allora fu innalzato fino alla destra del faraone. Nessuno poteva giungere al faraone se non tramite Giuseppe. Osservate, un simbolo di Cristo, dice il profeta. Quando Gesù era in prigione, quando era inchiodato sulla croce, vi fu un salvato e vi fu un perduto. Quando Giuseppe fu lì in prigione c'erano 2 uomini, uno raccontò il sogno e fu salvato, l'altro fu condannato. Gesù era in croce, era la sua prigione, la sua agonia, 2 ladroni erano insieme a lui, uno venne salvato e l'altro no. Appena uscì, dopo che Gesù scese dalla croce, fu innalzato nel cielo e si sedette alla destra del glorioso spirito, Geova. Nessuno può venire a Dio se non per me, non tramite delle Ave Marie, ma per mezzo di Gesù Cristo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Quando Giuseppe fu tratto fuori, fu innalzato alla destra del faraone. E nessuno si poteva avvicinare al faraone se no per mezzo di Giuseppe. Amen. Quindi, nel principio, quando Adamo, veramente non posso lasciare questo argomento, dice, ho l'impressione che alcuni non capiscono. Lasciate che io vi mostri ancora qualcosa, perché è lo Spirito Santo che mi avverte di questo. E parlava lui al tabernacolo. Dice, voi ancora non capite. E riprende di nuovo Adamo. Perché? E dice questo, quando la notizia che annunciava che il figlio Adamo era andato perduto raggiunse la gloria, il Dio mandò un angelo? Dice, no, mandò suo figlio?
No, mandò qualcun altro? No, egli stesso venne per riscattare il suo figlio perduto. Egli stesso scese nel giardino dell'Eden e disse: Adamo, dove sei? Amen. Alleluia. Dio aveva fiducia soltanto in se stesso. Amen. E voi pensate che per salvare l'umanità avremmo mandato un altro figlio? No, egli stesso venne dalla gloria. Amen. A cercare i suoi figli perduti. Amen. Dio fu fatto carne ed abitò per un tempo tra noi. Ed egli stesso riscattò l'uomo. Perché contraddicono questo? Io sono felice di sapere che c'è stato un padre che è sceso per salvare il suo figliolo. Non posso essere felice nel sapere che un padre manda un altro al suo posto, sarebbe un gotardo. Ma lui stesso si fece carne, come fu al tempo di Adamo, disse: Adamo, dove sei? E oggi lui dice: Enzo, dove sei? E Adina, dove sei? Cettina, Cipriano, Giuseppe, tutte quelle che siamo qua, dove siete? Egli ci ha chiamate. Amen. Alleluia. Perché egli aveva fiducia solo in se stesso. Amen. Amen. Dio fu fatto carne e abitò da noi. L'immortale fu fatto mortale allo scopo di togliere il peccato e di essere lui stesso l'agnello per entrare nella gloria, portando il suo proprio sangue davanti a lui al di là del velo. Giovanni dice: la stessa voce era sul trono. Poi dice: io lo vidi là quell'agnello. Ecco, allora cercano di fare, vedete, lì sul trono c'era Dio, ma là c'era l'agnello suo. No, è sempre lui che adempie la sua opera. Amen. Oggi egli sta adempiendo una grande opera, mediatore fra noi e Dio. Più grande, ecco perché non c'è nessun peccato, ecco perché in Cristo Gesù non vi è nessun peccato. Amen. Perché il sangue, Dio quando guarda a noi e guarda attraverso quel sangue, non può fare nulla, perché il sangue indica che qualcosa è morto a posto nostro. Alleluia. Amen. Quindi Giuseppe dunque scese in Egitto, fu innalzato dalla prigione e nel tempo di Giuseppe tutto prosperava. Amen. Tutto ciò che faceva prosperava, e quando fu innalzato al posto più alto, tutto in Egitto prosperava al di sopra del rimanente del mondo. La Chiesa oggi non vive di prosperamento a livello di soldi, questo, ma vive a livello di spirituale. Amen. Tutto è nostro. Alleluia. Se Cristo è in mezzo a noi, la Chiesa prospera. Amen. Perché ci dà fede, guarigione, salvezza, ci ancora. Alleluia. A tutte quelle che sono le sue promesse. Amen. Quindi non ci scoraggiamo. Se Cristo è in noi, è dentro di noi, è in mezzo a noi, noi dobbiamo prosperare. Alleluia. Metto ogni impresa nelle mani di Dio, dice la scrittura, ed egli farà che la cosa riesca. Amen. Niente ci mancherà. Alleluia. Quindi, amen. Quando egli ritornerà, ci sarà una terra di prosperità, i vecchi deserti fioriranno e vi sarà da mangiare per tutti. Amen. Ed è vero, quando Israele fu buttato fuori dai romani, quella terra divenne arida, divenne un deserto, non produceva nulla. Ma quando loro ritornarono, perché Dio aveva un piano con loro, oggi sono i maggiori esportatori di vino, olio e di ogni cosa che ci può essere. I deserti veramente fiorirono. Amen. Quella terra continuò a prosperare. Io non lo sapevo, l'ho letto. Israele divenne una terra arida, abitata da beduini e cose varie. Ma quando Israele ritornò in patria nel 48 e cominciarono a coltivare quelle terre, Dio fece prosperare quella nazione. Amen. Ora Israele è un simbolo del corpo di Cristo. Il corpo prospera. Dove c'è Dio, c'è vita. Amen. Quindi, oh, quando egli ritornerà, ci sarà una terra di prosperità. Potremmo tutti sederci, tutto il nostro fico, potremo ridere, rallegrarci e vivere per sempre nella sua presenza, quando egli ritornerà come re. Alleluia. Egli era il figlio dell'uomo, un profeta, era il figlio dell'uomo, era un re, era il figlio di Davide, seduto sul trono della sua maestà. Egli scese e diventò uomo per togliere i peccati dal mondo. Egli diventò uomo per essere un profeta. Egli diventò uomo per essere sacerdote, capite? Amen. Egli diventò uomo per essere re, re del cielo, re dei santi, re eterno. Alleluia. Al passaggio di Giuseppe si suonava la tromba davanti a lui e si gridava in ginocchio:
qualunque cosa stesse, guardate, qualunque cosa si stesse facendo, quando la tromba suonava, bisognava piegarsi in ginocchio. Amen. Uno di questi giorni, tutto, pure il tempo, si fermerà. Quando la tromba di Dio suonerà, quando i morti in Cristo risusciteranno, ed è il giorno eterno, splendente e glorioso, spunterà. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua lo confesserà. Amen. Amen. Capite? Capite cosa dice il profeta? Altro che portare pensierine domenicali. Come profeta ci introduce in quello che sarà l'eternità. Il tempo si fermerà. Quando Gesù venne, il tempo venne diviso in due parti. Prima di Cristo e dopo di Cristo. Amen. Quando Egli verrà per la seconda volta, il tempo si fermerà, perché sfocerà tutto nell'eternità. Amen. Date la potenza. Amen. E quando noi invochiamo quel nome, dice, tutto si fermava. Se noi abbiamo un tumore, un cancro, una malattia, sotto quel nome, la malattia non deve più avanzare. Tutto si deve fermare, tutto si deve piegare a questo grande nome glorioso di Gesù Cristo. Amen. Nessuna cosa poteva andare avanti quando Giuseppe passava e la tromba suonava. Alleluia. Amen. Ma notate adesso ciò che avviene. Giuseppe ebbe sposato una straniera, ricevette una famiglia, Efraim e Manasse i suoi figli. E quando cominciò a stendere le mani, Giacobbe, perché le voleva benedire, Efraim a destra e Manasse a sinistra, affinché la mano destra benedicesse il maggiore. Ma quando egli cominciò a pregare, le sue mani si incrociarono e diede al minore la benedizione della mano destra invece di darla a colui che era messo sulla destra. Quando Giacobbe andò là, fece questo movimento. Pa. Giuseppe gli disse, papà, ma vedi che hai sbagliato? Stai benedicendo il minore invece del maggiore. Ora Giacobbe era cieco, come Israele fu cieco quando Gesù era sulla scena. E allora che successe? Che la benedizione aspettava Israele, ma attraverso la croce, che si incrociarono le mani, la benedizione passò ai gentili. Amen. E poi scrivono libri su quello che il profeta dice. A me questo mi fa impazzire. C'è un libro ora che hanno fatto ultimamente, Israele, l'orologio di Dio. Quando è il profeta che parla che Israele è l'orologio di Dio. Apprendono quello che vogliono, si fanno belle con le parole del profeta, e poi il profeta non ci ha insegnato nulla, non ha portato nulla di nuovo. Mentre lui prendeva queste cose e ci spiegava il vero piano, il vero mistero che si nascondeva dietro la vita di ogni profeta. Amen. Amen. Quindi, dice papà, ma è passata così la benedizione, lascia stare, disse Giacobbe, è stata volontà di Dio. Amen. Attraverso quella croce a noi è passata questa grande benedizione. Amen. Giuseppe disse, no così padre, tu hai messo la benedizione su Efraim al posto di Manasse. Ma Giacobbe rispose, Dio ha incrociato le mie mani. Amen. Perché questo? La benedizione passò tramite la croce per andare a cercare una sposa tra le nazioni. La benedizione venne per mezzo della croce. Dai giudei alle nazioni. Rigettarono la croce, perciò egli prese una sposa tra le nazioni. Amen. Ma dopo che Giuseppe fu maltrattato dai suoi fratelli, Giuseppe non ebbe per molto tempo più comunione con loro. Per 2000 anni Dio ha abbandonato Israele. Non ebbe più comunione con loro. Ed egli si scelse, dice il profeta, dice così, ora stiamo per tornare a Zaccaria, dove vediamo che piangono e fanno cordoglio le famiglie. Escono e dicono, come abbiamo potuto fare questo? Come abbiamo potuto fare questo? E quelli stessi che lo trafissero diranno, dove hai ricevuto queste cicatrici e questi segni nelle mani? E lui dirà, sono state quelle della mia famiglia, no? E lui dirà, non sappiamo più cosa fare. Giuseppe, quando vide i suoi fratelli, guardate che bello qua, Giuseppe, quando vide i suoi fratelli, fece finta di non sapere parlare ebraico e prese un interprete. E poi finalmente un giorno portarono con sé il suo piccolo fratello. Avete notato che fu Beniamino che infiammò l'anima di Giuseppe, l'ultimo? Oggi cosa infiammerà l'anima sua? L'anima del nostro Giuseppe Gesù? Se non è questa giovane chiesa che è stata per un tempo lontano, dice lui parla di Israele, per un tempo lontano e che ha osservato i comandamenti di Dio, perché benché loro erano state lontano,
buttate fuori in mezzo alle nazioni, loro si sono sempre preservate. E voi pensate che molte che si chiamano Levi, queste storie, quando loro furono buttate fuori, loro dissero alla tribù di Levi, dissero: chiamatevi sempre con questo nome affinché un giorno vi potete identificare quando torneremo di nuovo nella nostra patria, i sacerdoti. Pensate, ecco perché ci sono molti Levi in giro, perché discendevano da quella famiglia. Quindi, affinché poi non si mescolassero e così la tribù non andasse perduta, no? Dicono gli storici. Quindi, e allora, quando vide i suoi fedeli, fece finta di non sapere parlare ebraico e prese un interprete, e poi finalmente un giorno portarono il suo giovane fratello. Oggi cosa infiammerà la sua anima? L'anima del nostro Giuseppe Gesù sarà questa giovane chiesa che è stata in un paese lontano e che ha serbato i comandamenti di Dio, che è un popolo rinato, oggi di nuovo radunato in Palestina. Che c'è, amore? È restaurato. Quella stella di Davide oggi è di nuovo lì che sta sventolando. Amen. Quando Giuseppe vide il piccolo Beniamino stare davanti a lui, le tribù di Giudei tornarono al luogo dove 144.000 saranno pronte a ricevere Cristo. Dai, tranquillo, dai. Giustamente i bambini 2 ore è un po' difficile che riescono a stare quieti. Tranquilli, dai. Quindi. Quando Giuseppe vide il piccolo Beniamino stare davanti a lui, dice, le tribù dei giudei tornano al luogo dove 144.000 saranno pronte a ricevere Cristo. Quel piccolo Beniamino è il simbolo di questi 144.000. Quando lo vedranno arrivare diranno: ecco il nostro Dio che noi aspettavamo. Amen. Quale sarà il suo messaggio? Dove andrà la Chiesa delle Nazioni al momento del rapimento? Dice il profeta. Dice che quando Giuseppe si sposò, si prese una gentile, come Cristo si è sposato una chiesa gentile. Dov'era la moglie di Giuseppe quando lui si presentò ai suoi fratelli? Era dentro il palazzo. Dove sarà la sposa quando lui si presenterà a Israele? Sarà in cielo, nel palazzo. Amen. Sarà tolta dalla terra al momento del rapimento. Amen. Alleluia. Vediamo che c'è. Amen. Vediamo forse. Così lo finiamo tutto questo messaggio. Amen. Penso che. Ok, quindi dice il profeta: dove sarà la chiesa? Sarà nel rapimento. Quando ogni occhio lo vedrà e quando noi ritorneremo con Gesù per regnare sulla terra. Alleluia. Grazie Padre. Amen. Ecco la rivelazione, ecco chi è Gesù Cristo, ancora del primo capitolo che noi abbiamo letto. È l'Onnipotente, è il Dio manifestato in carne. Amen. Alleluia. Ci vogliamo alzare, amen. Abbiamo finito perfetto per mezzogiorno, amen. Guardate qua, vediamo se riesco a prendere Gioele, ecco. In Gioele 2,27 c'è la promessa della chiesa quando nasce a Pentecoste, no? Infatti fu Pietro, mentre che loro uscirono fuori e cominciarono a predicare, dice: questa gente è ubriaca. Dice: no, non è ubriaca, disse Pietro, ma confermò la promessa di Gioele in 2,27 e dice così: conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non c'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. E dopo queste cose avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona.
I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sulle serve e sui servi io spargerò il mio spirito in quei giorni. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre, e che stesso sigillo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Amen. E dice così. Ecco, questa è la promessa per il mondo gentile. Io spargerò il mio spirito sopra ogni carne. Amen. Infatti Pietro in quel giorno disse, no, questa è la promessa di Gioele. E questa promessa va da quel tempo fino al rapimento. Amen. Però che succede adesso? Infatti, ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme, oggi abbiamo noi di nuovo la terra di Palestina, Israele. Amen. Io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, che è la valle di Megiddo, che è la battaglia di Armageddon. Vedete? Questo libro è bello, fratelli, perché è stato scritto da 40 autori diversi, in 1500 anni di storia, e ancora è legato uno, ogni libro si lega uno con l'altro. Amen. È l'unico libro, dicono gli storici, di una religione che è stato scritto nell'arco di 1500 anni. Ogni libro, Confucio, Buddha, è stato scritto nell'arco di 100 anni. Maometto stesso, che ha scritto il Corano. Ma qui c'è la mano di 40 autori diversi. Le mani sono 40, ma l'autore è uno. Dio, amen. Quindi, io adunerò tutte le nazioni, le farò scendere nella valle di Giosafat e le chiamerò in giudizio. A proposito delle mie eredità, il popolo di Israele, che essi hanno disperso fra le nazioni. Amen. E del mio paese, che hanno spartito fra di loro. Infatti le crociate sono spartite sempre in Gerusalemme, una volta i musulmani, una volta gli ottomani, una volta i gentili, i romani e così via. Dice, io farò giudizio sopra loro. E Gesù sta riportando tutto come era il tempo in cui egli venne sulla scena. Amen. Di nuovo c'è un impero romano ricostruito, di nuovo c'è un Israele là, e il tempo ora ricomincerà di nuovo per loro. Amen, amen. E noi siamo qua avendo conosciuto questo grande piano. Amen. Questo grande piano. Alleluia. Grazie Signore, grazie Padre veramente per la Tua bontà, Signore Dio, di aver riservato, Padre, un occhio particolare su di noi, Signore Gesù, su coloro che ci ascoltano ancora, Padre, per poter comprendere questo piano, Signore Dio, che per il mondo è pazzia, Padre, che per il mondo, Signore Dio, può essere una fatalità, invece no, Signore Gesù, tutto sta per essere com'era quando Tu venisti sulla terra, amen, no? Tu hai fermato il tempo per Israele e lo stai di nuovo ricominciando nella stessa situazione in cui era 2000 anni fa. Un impero romano ricostruito, Padre, un dittatore, Signore Gesù, ancora, Signore Dio, una chiesa, Padre, che deve essere presa, Signore Gesù. Alleluia! Grazie, Signore. Grazie, Padre, perché aspettiamo questo grande rapimento, Signore Gesù. E la promessa che Tu facesti agli apostoli, lo stesso Cristo che è salito sarà lo stesso Cristo che scenderà. Alleluia, grazie Signore, grazie Padre, benedici ancora le nostre vite, i fratelli che ci hanno ascoltato, Padre, le loro case, i propositi del loro cuore, Signore Dio, amen. Che ancora questo Giuseppe possa essere manifestato nelle nostre vite e creduto, Padre, alleluia, perché Lui è il Dio della prosperità, e Lui è il Dio delle benedizioni, Lui non trattò male i Suoi fratelli, Padre, amen, ma anzi li accolse, Padre, con tutto ciò che avevano sbagliato, ancora in quest'oggi, Padre. Con tutti i nostri errori che abbiamo potuto commettere durante la settimana, sappiamo che c'è un Dio misericordioso. Alleluia! Un Dio che apre le sue mani e ci abbraccia, Padre. Amen. Grazie, Padre. Grazie, Gesù. Il profeta diceva, ecco il Dio che io voglio conoscere in quel giorno. Alleluia. E questo è il Dio che noi ci siamo proposti di conoscere, Padre. Amen. Perché Tu sei misericordia, Tu sei amore, Tu sei bontà per la Tua Chiesa, Signore Dio. Grazie, Signore. Amen. Grazie, Padre. Ogni cosa lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia. Signore, vi benedica. Amen. Alleluia. Pace.
Dio benedica, fratello. Amen. Amen.